Oh, eccomi qua. Salve a tutti, bella gente. Finalmente la seconda parte della mia vacanza a Sharm el Sheikh. Sì, sarei a posto. In paradiso proprio sarei. Con l'obelisco sempre che punta verso l'alto, come questo. Purtroppo questa vacanza si è rivelata un flop a causa dei miei problemi fisici. Ero andato per riposare, ma ci sono stati un sacco di inconvenienti, in più la frenesia del conoscere il posto, non sapere come muoversi. Ci è voluta una settimana solamente per imparare tutto quanto. In un secondo momento, in salute, sono sicuro che starei molto meglio, a parte la gente che è pesantissima proprio. Resort era quello ottimale per me. 5 stelle, fronte a parte che non so se va sulla spiaggia, se ha l'accesso sulla spiaggia bella. Però guarda cosa c'era qua. Biciclette a go-go. Avevano una 28 almeno, sono tutte microscopiche. Qui sono per i nanetti, sono queste qua. Ah, forse laggiù c'è. Wow. Sembra piccola, vorrei provarla. Ma bisogna venirci con calma, più in forma qua. Ho provato anche a vedere se c'era un cambiamento di programma, ma non avendo comprato da Wizz direttamente, ma da Kiwi. Non posso fare il cambio data, poi chissà quanto costava. C'era solamente un volo il 28 marzo a 35 euro, direttamente col volo comprarlo, l'unica data a costo irrisorio. Le altre erano tutte 140, ce ne allora, cavolo. Però se c'era una a 28 euro, a 35 euro, avrei prolungato fino al 10. Ma non lo so perché ci tengo ad avere quei soldi, perché dovrei prendermi la bicicletta. Date e il trapano a colonna per fare i buchi per finire la barra di retrazione, che mi è passata la voglia anche di fare la barra di retrazione perché sono diventato un pinocchietto. Adesso, con una semplice mappa di Sharm el Sheikh che vi farò vedere, potrete capire dove si trovano i vari luoghi di cui parlo nei video, in modo da sapervi eventualmente orientare nel caso che voi doveste recarvi lì in futuro. Allora, più a nord vi è l'aeroporto. Scendendo verso sud, la prima stella che vedete è Nama Bay, che fu il primo insediamento turistico, dove vennero costruite strutture per fare diving, snorkeling. Più a sud vi è la città vecchia, poi Adaba, e la stella che vedete indica il mio hotel, e più a sinistra l'altra stella indica l'Old Market. La freccia indica la spiaggia appunto di El Fanar, e dove vi è la punta più estrema è dove vi è sulla destra il monumento ai caduti, che è quello che si intravede laggiù in fondo. Il Badavi Hotel metteva a disposizione un pulmino per arrivare alla spiaggia, appunto alla spiaggia di El Fanar, quella indicata con la freccia, però, che è in pratica presso a poco dove sono adesso. Però io adesso sto scendendo per andare a vedere la vera spiaggia di El Fanar e il monumento alle vittime dell'incidente aereo. Prima ero stato lì nella zona di Adaba, che è un quartiere residenziale per ricchi, a vedere l'entrata del Farage a caffè del Sartorini, a cui si può avere accesso a pagamento oppure se si soggiorna su alcuni hotel. Ti chiedono soldi per entrare, ti fanno andare da un'altra parte conforme all'hotel. El Fanar, Jaz Farana, Faraja. Finissimo, il fanale, l'altra era Farasa e Sartorini. E da lì c'era l'accesso alla spiaggia che sono andato l'altra volta, dove si vede, è come se ci sono i separé, come c'è Lido, che c'è zona A, Excelsior, Quattro Fontane.
Guarda che bello, qui sembra veramente le Canarie un po'. Con le palme, con la crazza di mare. Mamma mia. Immenso, maestoso, bello blu. Spiaggia a cui io posso avere accesso tramite il mio hotel, che è un 3 stelle, è molto squallida rispetto a quelle che è accanto. Qui siamo proprio nella punta della zona in cui vi ho fatto vedere della mappa. Dopo il faro è in pratica un complesso balneare in cui vi è un ristorante, bar e altre spiagge private. Vi è anche una passerella abbastanza lunga che attraversa tutta la parte di roccia che rende l'acqua bassa e in pratica si arriva al mare aperto, profondo lì. In questa mappa si vede tutto molto più chiaramente. La freccia che indica il pallino rosso indica la spiaggia di Alfanar dove mi recherò più tardi. Il pallino verde con l'ombrellone e il pallino verde sono il posto in cui mi trovo adesso e dove vi è il monumento ai caduti. A sinistra vi è il quartiere di Adaba dove ci sono un sacco di mini market e negozietti, ristorantini. Molto interessante da visitare, economico anche, sempre più in espansione. Più a nord si vede l'hotel in cui soggiornavo. E a sinistra vi è l'Old Market con la moschea e tutti i negozietti della città, insomma. Movimenti e cadute del 3 2004. Ho fatto il monumento, cavolo, guarda un po'. Che bello. È il monumento alle vittime di un volo caduto in mare il 3 gennaio 2004. Un Boeing 737 della Flash Airline. Spettacolo. Guarda che mare mosso che c'è oggi. Bellissimo, però. Stupendo. Mamma mia. Spiaggia di Espanar. Qui l'hotel è affiliato, volevo dire. Wow! Sono un po' affollata, mi sa, però non siamo a Venezia. Oh! Stare attento a non andare all'autodromo. Bello.
Mamma mia, oh, che calca di gente, non mi piace mica a me così. Infatti ho visto che c'era un sacco di zona libera, però sono alte e rocciose. Non si capiva da Google Maps. È la mia intenzione inoltrarmi verso di là, ma vedo che appunto. Infatti avevo chiesto anche su un video di YouTube di un giorno Egitto. Quella diga laggiù, interessante. Ah, non c'è neanche la maschera. Volevo comprare da Decathlon gli occhialini da 2,90 euro. Mamma mia, sembra peggio di Jesolo qua. Ma ritrovo quello con la sigaretta e il bambino col pallone. È finita. Gli sdraio adibiti all'hotel in cui soggiorno sono i più miseri, però per una cifra del genere non posso pretendere tanto. Se ci fosse molta gente saremmo tutti appiccicati come sardine, però, eh. Un po' di cremina, che mi sa che mi hanno combinato anche uno scherzetto quando ero in giro e avevo lasciato la roba incustodita. Comunque, ripreso dal basso verso l'alto, sembro ancora più magretto. Adesso sto editando, ho preso un paio di chili, però mi sa che sto per fare una brutta fine. Avevo preso il self-stick galleggiante per la GoPro con un contenitore ermetico all'interno. In realtà non galleggia, non entra l'acqua, però non galleggia. Un pacco, insomma, perché alla fine era per non perderla sott'acqua. Funzionava solo come contenitore per i soldi. Mi sa che devo mettere le ciabatte. Acqua freddissima, almeno per me, con il mal di stomaco perenne che ho. Non vi è la battigia, bensì è tutta roccia. In acqua c'è sabbia e massi, bisogna stare molto attenti.
Inizia lo spettacolo con i pesci. Tutto molto suggestivo, con tutti i pesci coloratissimi che scorrazzano accanto. Laggiù c'è la spiaggia del Fascia Caffè e tutta la zona di Adaba è molto più in alto rispetto al livello del mare. Faccio mica io a fare l'escursione con questo freddo. Butto via i soldi. Fare snorkeling. Ti ricordo che Hurghada era calda. No, a dire il vero era freddina anche ad Hurghada, però ero più resistente io. Secondo me questa costa alta e rocciosa è stata tutta scarpellata per fare queste spiagge qua. Veramente, qui senza ciabatte ci si fa del male.
le signorine. Wow. Se avessi 20 anni di meno, che farei? Niente, non facevo con 20 anni di meno. Non veniva mai, io, boh. Dovevo una scolassa. Qui vede il giallo, penso che sia un pesce la telecamera. Il manico della GoPro. Che non funziona come galleggiante, tra l'altro. Cioè, fanno tutte le robe che non funzionano. Ottimo per i soldi, vabbè. Ma cavolo, se perdo la camera mi va nel fondo. Il case subacqueo si appanna, un casino, Una forte influenza napoletana. Anche in Città Vecchia fanno espressioni napoletane. La Duce è una passerella lunga che porta alla fine dell'acqua bassa, dove la gente poi fa snorkeling. Aerobica con musica battuta, le vecchiette. Sono vinti proprio. E qua c'è 8 metri di spiaggia al massimo. C'è il distruttore sulla battiglia e lo mette in acqua. Evidentemente questa era quella un po' più, diciamo, misera, però dai, sempre un tutto business, tutto molto spartano ed economico soprattutto.
senza parole. Con tutte queste musichette di sottofondo spero che non mi blocchino l'audio per via del copyright. Ah, mamma mia che freddo. Oh, il mar Rosso più caldo del mondo, tra i più caldi del mondo, ad agosto forse, luglio. Ma dai, sono io che sono freddo loro. Domani in barca, il brutto sarà tuffarsi, perché il conto è entrare piano piano e avanzare. Il passaggio dall'ambiente al freddo marino sarà traumatizzante. Aia! Oh! Un sasso! Ci sono i bagnini qua, sì? Pieno di italiani e russi. Io avevo quasi terminato di immergermi molto lentamente, ma sarebbe stato meglio immergersi rapidamente. Correndo dietro al pallone, in fuga dalla rivolta, dovresti venire qui giù, dove sole si manetto, dobbiamo fare fanno.
Anche la Sardegna e la Sicilia hanno delle spiagge magnifiche, però non ci sono i pesci colorati che ti nuotano intorno come nel Mar Rosso. Mi sa che i pesci sono attratti dal surf stick giallo della GoPro. Ora mi appresto a tornare a riva, dopo aver patito un bel po' di freddo purtroppo. Rilassamento al sole, cercando anche di riscaldarmi dal bagno che ho appena fatto nell'acqua abbastanza freschetta. L'ultima parte di questo video dedicato alla spiaggia di El Fanar, Sharm el Sheikh, terminerà con lo spezzone di un'altra giornata che ho passato qui. Nei prossimi video farò vedere il quartiere di Adaba, che ho illustrato nella mappa, un altro po' di Old Market, e poi la zona di Nama Bay, sia di notte che di giorno. Siamo qua di nuovo in spiaggia. Mazza quanto sono brutta, ragazzi. Ero bello da giovane o no? Pochino. Mi dice che sono baba e mi dice, non so. Nei centri commerciali quei integralisti. Sto tranquillo, non spacco i coglioni a nessuno. Guardate, bene. Spalbai. Bibi!
preso un po' di sole o no? Esaurimento nervoso. Bello là. Non sono riuscito ad andare là, ma io l'ho data vinta. 3 euro potevo anche mollarmi. Invece no, strano principio. Thailandia mi manca, qua da soli ci si annoia. Una settimana di riposo fisico, vediamo se riparto pompando, ingrossando, ma forse ero troppo sfibrato, chi lo sa. Ormai questo è quanto riguarda la spiaggia di El Fanar a Sharm el Sheikh. Ci vediamo in un prossimo video dove continuerò a documentare la vacanza che ho fatto a Sharm el Sheikh. Ciao a tutti per ora!